Ma dove sei? A distanza di sicurezza per non tamponarti. Ma ti pare, sei indietro un chilometro? Ma siccome sei imprevedibile... Siamo a Mezzana, c'è una rotonda, bene, non so dove andare. Luna, dritta, dove devi andare? Dritta. Guarda che bella fontana, wow, guarda che belli. Sì, in realtà erano assi di legno inchiodati a caso, però sembravano un pino. Cioè, diciamo che adesso stiamo facendo la statalona più statalona che ci potrebbe essere. Siamo a Commezzadura, pizzeria ristorante, se non ci viene il signorante. Che cretina. Bestia. No, non ci credo, l'ha fatto veramente. Sì. Beh, comunque siamo arrivati, dopo un sacco di statale, siamo arrivati al bivio che indica Passo delle Palade, Passo Mendola. Noi andremo in quella direzione qui, perché prima faremo il Palade e poi faremo il Mendola. Ma quindi già questo? Ma non penso proprio. Guarda qua che figo. Bello. No, cos'è? Lago di che? Sai che non lo so. Beh, divertente. Sì. Non sappiamo che strada sia, fans, però... Vai davanti tu? Vado davanti io. Guardate qua che figata. Sì, mi sto anche addormentando io. Mi è proprio venuto un abbiocco prepotente. Vedi di svegliarti. E vabbè, ci ho lavorato 18.000 ore. Ho capito, sei in moto, dormirei stasera. Bello, eh? Sai dove siamo? Che comune è questo? No. Cagno. Ah, beh, comunque dobbiamo salire di là, eh? Sì, lo so, volevo solo vedere. Bello, cavolo. Bene, inversion please. Dopo aver visto questo lago che non so il nome, prendiamo Passo Palade su di qua. Guarda che roba. Bello, cavolo. Destra. Meno male che ci sono i cartelli, io mi sarei perso 15 km fa. Ma infatti anche io quando sono andata a fare quel giro da lungo da sola, cioè mi sono arretrata praticamente quasi sempre con i cartelli. Qua dice solo Mendola e Palade, dove c***o è finito il cartello? Passo Tonale. Ah, ecco lì, lì c'è, dove dritto ancora. Zona della Golden Red Delicious. Ma guarda quante coltivazioni ci sono, anche là in cima. Avrei proprio voglia di una bella mela croccante. Potresti rubarla da un albero, anche se mi sa che sono ancora un po' indietro. Eh no, è vero. Fondo. Fondo. Ok, sinistra. Guarda che visuale però. Ok, secondo me, da quello che mi ricordo, perché l'ho fatta al contrario, inizia qua la salita del passo. Bene, adesso avrò di nuovo tutti gli sguardi addosso. Sì. Quindi adesso facciamo Palade, scendiamo dall'altra parte e facciamo il Mendola giù, partendo da Bolzano. Affiancamento prepotente. Guarda che Porsche. Non male. Ma presto con i guadagni di YouTube la compreremo anche noi. Ah beh. Ah beh, allora siamo sulla buona strada. Perché senza passamontagna mi entra un tanta di quell'aria. Ma non c'era un pochino il dolce vita alla tua maglietta a maniche lunghe? No, devo mettere lo scaldacollo. Ah, vedi, la mia un pezzettino ce l'ha. Comunque classico asfalto rosso d'alta montagna. Perché è rosso? È perché così lo vedi meglio quando c'è la neve. Ah. Anna wanna way.
Cos'è qua? La MotoGP? Siamo a Bolzano, attenzione, provincia autonoma. Ma quasi siamo in Sud Tirol? No, non ancora. Iniziano a spuntare i nomi degli alberghi in tedesco. Avverto un certo freschino, anche se in realtà ci sono 23 gradi. Anche io ho freddo. Questo misto veloce ci piace. Sì, bello, bello, bello. Comunque guarda che poi ti tocca anche a te fare l'unicorno, eh. Ma non vorrei dire cazzate, ma mi sembra che questa è la cima. Eh sì, 1500. Eh sì, 1518. Beh, siamo arrivati in cima al posto delle palade. Adesso tutte le persone a piedi mi guardano perché ho in testa la 360 con il bastone. Molto bene. Ho sentito solo tipo la superbike nell'interfono. Lasciamoli passare tutti. Guarda che ce n'è un altro. Ah no, mica, è una carovana. Mica, cosa facciamo? Vabbè, lasciali passare tutti. Andiamo. Hai fatto una bella ripresa di tutti che ti sorpassavano. Hai visto? Boh, io non ce la faccio proprio ad andare forte, cioè nel senso, non so mai che cazzo c'è dentro una curva. A parte che non so neanche la strada a memoria, quindi non so neanche come sono le curve. E ognuno va al suo passo. Esatto, io non me la sento. Porco cane. Magari chiudi fila e riesco a riprenderli però, attenzione, attenzione. Ma forse, no, non erano nel loro gruppo, non c'entra niente. Sono tedeschi. O si è diffusa la voce dello Stelvio dell'anno scorso. Mi si è messo la freccia per rispetto. Flashback. Adesso si mette dietro il tedesco. Mangia salsicce qua davanti. Sì sì, mi hai visto negli specchietti, sono io. E lo passa, mi fa segno, si arrende alla supremazia italiana. Ha detto, sapeva che non ce l'avrebbe fatta. Ha preferito arrendersi prima di soccombere al nemico. End of flashback. Guarda che ci sono i dinosauri. Ma va, vero. Guarda che fichi. Sì. Sarà tipo il parco avventura bimbi. Senti che odor di cibo. Patatine fritte. Guarda là in fondo le vere Dolomiti. Oh, anche le mucche. Non so cosa si veda dal video, ma là dietro ci sono le vere Dolomiti. Soprattutto là, la vedi quella montagna là? Sì. È che in giornata è impensabile. E qua? Sai che non lo so in realtà, fermati che controlliamo il navigatore. Ciao fans, siamo arrivati in cima al Mendola, luna stranamente a fare la pipì. Comunque era l'unico passo bello, bello, bello da guidare di oggi e due posti di blocco lungo il passo, non giù. Uno della locale, posto di blocco, vabbè, abbastanza intelligente, si sono messi comunque in un parcheggio a bordo strada, fermavano, vabbè, però uno a destra, uno a sinistra della strada, ma un posto di blocco normale.